chi ti contatterà, chi entrerà nella tua vita e perché. Quindi scegli il Buddha o la piramide o la stele. Salutiamo anche Rita. E ti ricordo che su questo, diciamo, le letture valgono comunque sempre quando vengono viste, mai quando vengono fatte, quindi potrete partecipare, diciamo, quando volete, quando la vedete, quando l'evento sincronico, perché i tarocchi, volevo spendere due parole, si basano soprattutto intanto sulla simbologia dei tarocchi stessi, ma si basano anche proprio sulla capacità di creare degli eventi sincronici, cioè in questa configurazione di universo, diciamo in questo particolare momento, al di là dello spazio e del tempo, tu potrai vedere in quel particolare momento in cui tu guardi qual è il simbolo. E allora partiamo, che entrerà nella tua vita. Intanto ricordo che stiamo creando un'egregora anche e quindi ogni volta che qualcuno si collega e fa parte di questa comunità si crea un'egregora. Un'egregora che cos'è? Una forma pensiero che unisce delle persone. Quindi più persone si uniscono, ovviamente meglio è. Vediamo quali sono le persone che si collegano. Salutiamo anche la Roxy Rosa, la Roxy Rosa. Un saluto anche a Roxy. Un 4, bene, 4 va benissimo, meglio pochi ma buoni. Il problema è quando sono pochi e neanche tanto buoni. Allora, mescoliamo le carte e partiamo, partiamo. Chi entrerà nella tua vita? Chi entrerà nella tua vita? Chi entrerà nella tua vita? Allora, vediamo chi entrerà nella tua vita e che, per quale motivo entrerà nella tua vita. Quindi io mescolo, voi dovete scegliere o il Buddha o la piramide o la stele. Inizia a togliere la stele e la piramide e partiamo dal Buddha. Partiamo dal Buddha, il simbolo del Buddha. Chi entrerà nella tua vita? Partiamo con i tarocchi, gli arcani maggiori dei tarocchi. Chi entrerà nella tua vita e perché anche? Perché questo è importante. Potrebbe entrare per amore, potrebbe entrare per lavoro, potrebbe entrare per tutte le motivazioni diverse. Quando cade una carta è sempre interessante prendere la prima carta che è caduta, perché quando cade una carta è importante. Quindi la prima carta è la temperanza, è perché se cade la carta è molto importante. Quindi tagliamo, giriamo. Ma la prima carta è la temperanza. Temperanza cosa significa? Beh, significa che non è una perdita di tempo, significa che ti dà un tempo, non è immediato l'entrata di una persona poi importante nella tua vita, non è fondamentale questa cosa, però ci vorrà un po' di tempo. Allora, che ci dice? Non lo so proprio. Buonasera. Boh, non riesco a capire. È una live? Questa è una live, caro Vin, come non è una live? Sì che è una live. Allora, quindi la prima carta è la temperanza. Quindi ti sta dicendo, stanno dicendo i tarocchi che ci entrerà magari qualcuno, ma vediamo. Non subito, e infatti ti dice che stai attraversando un periodo di solitudine che però sta, diciamo, cominciando a esaurirsi, perché qua ti stai dicendo anche che quindi potrebbe essere legato alle relazioni sentimentali-affettive, la solitudine. Però la solitudine è anche un po' un'introspezione, quindi è fondamentale. È uscita al contrario, quindi un po' indebolita. Che entra una persona nuova, ti sta dicendo ci sarà una rottura, quindi la persona vecchia, diciamo così, o la situazione vecchia deve finire. Se non finirà la situazione vecchia, dovrai
difficilmente potrà andare avanti una situazione nuova. Anche qua, questa è la famigerata, oh, saluta anche Stella Marina, questa è la famigerata carta, diciamo così, la famigerata carta del carro, e dobbiamo tenere presente che il carro è una carta positiva, è sicuramente il carro della vittoria, no? Un saluto anche a Betty Cottage. Il carro della vittoria è un qualcosa di molto importante, il carro della vittoria, ma quando esce al rovescio significa che non c'è un'assonanza completa tra sfera emotiva e sfera logico-razionale, perché sono due, come dire, entità, queste due parti che ci compongono, che vanno da una parte all'altra. E oggi facciamo sulle cinque carte, e conferma di nuovo la morte che rappresenta un cambiamento, rappresenta un qualcosa di veramente forte, non necessariamente negativo, ma neanche necessariamente positivo. Comunque la morte rappresenta un qualcosa che per te, come era prima, non sarà dopo. Quindi per questa stesa, diciamo, sulle cinque carte, poi adesso andremo a approfondire con i tarocchi Zen di Osho e con gli oracoli, cosa ti stanno dicendo i tarocchi? Ti stanno dicendo che sicuramente ci sarà qualcuno che potrà entrare nella tua vita, non sarà immediata la cosa, devi attraversare ancora un periodo di solitudine, ci sarà una fine, una rottura. La rottura è sottolineata due volte, sono uscite le due carte della rottura, quindi è uscito sia la torre, sia la morte, entrambe dritte, quindi il loro significato pieno, che significa che ci sarà un cambiamento pesante, e purtroppo non è ancora allineata la sfera logica con la sfera emotiva, quindi il lavoro che devi fare è di allineamento. Vediamo, è molto interessante, sono interessanti i tarocchi Zen, perché i tarocchi Zen di Osho servono a darti dei suggerimenti, servono a indicarti quali sono o quali sarebbe meglio fossero le tue strategie, le tue scelte affinché, diciamo, entri nella tua vita qualche persona, qualche situazione positiva. Perché teniamo presente questo, che i tarocchi, tagliamo e giriamo, non sono mai una predizione tout court del futuro, ma ti stanno dando delle indicazioni, ti stanno dando dei suggerimenti, quindi ti stanno dicendo: se tu continui a fare le cose in questo modo, ti capiterà quello, se le farai diversamente, magari ti capiterà qualcos'altro. Quindi non è una previsione tout court del futuro, ma ti danno la possibilità di agire. È ovvio che se non metti in atto delle strategie correttive, ti toccherà, diciamo, subire le conseguenze, le probabilità, perché poi tutto avviene con probabilità. E adesso invece i tarocchi Zen di Osho hanno proprio questa funzione di dare delle indicazioni precise su cosa fare affinché nella tua vita possa entrare una persona importante, sia in amore sia in altri campi, possa entrare una persona importante, possa darti qualche cosa di buono, possa portarti qualcosa di buono nella tua vita. Vediamo un po', vediamo un po' se adesso va meglio. Ho chiuso delle finestre, non dovrebbe più bloccarsi. Vediamo un attimino, ditemi se si blocca o se sta andando bene. Ho chiuso delle finestre, provate a riavviare, perché adesso dovrebbe andare come una spia. Vediamo un attimino quindi quali sono che indicazioni ci danno i tarocchi Zen per far sì che nella tua vita entri qualcuno di importante. Allora, ti stanno dicendo che è la morale. Tu hai una morale troppo rigida, vedete questa rigidità morale? La moralità eccessivamente rigida non ti porta... La morale deve essere flessibile, deve avere la capacità di adattarsi. Essere rigida è troppo
dura. Tra l'altro impara, diciamo, ad assaporare le cose belle della vita, le cose piacevoli della vita, quello che nella vita è, diciamo, il contatto anche con la natura. Ecco, questo ti sta dicendo perché è lì che potrai trovare qualcosa di importante. E allora, se tu farai questo, avverrà una rinascita. Questa è una carta molto bella, è la carta della rinascita. Rinascita vuol dire nascere di nuovo, ritornare, fare una nuova esperienza. Quindi, quando qualcosa che era in essere finisce, si esaurisce e nasce, si sviluppa qualcosa di nuovo, qualcosa che ti potrà portare positività, che ti potrà portare amore nella tua vita. Quindi la rinascita è anche un fatto molto molto importante. E un altro suggerimento che ti sta dando i tarocchi Zen di Osho è evitare il condizionamento, imparare a evitare di essere condizionati. Noi dobbiamo imparare a fottercene di tutto e di tutti, da un certo punto di vista, di lasciar perdere le cose che sono negative nella nostra vita. E allora, vedi, ti sta dicendo che arriverà il successo. Quindi il successo vuol dire che entrerà nella tua vita una persona importante, una persona che, perché noi dobbiamo interagire, dobbiamo imparare a interagire in modo positivo con le cose che ci capitano. Quindi questo è quello che dobbiamo imparare a fare. L'interazione positiva è quella che ci porta benessere, successo e interdipendenza positiva. E adesso vediamo gli oracoli che suggerimenti possono dare anche gli oracoli. Mi raccomando, iscrivetevi, abbonatevi al canale. Chi si abbona al canale avrà la possibilità di far parte di un'egregora. Creiamo un'egregora, tanto è veramente una cosa simbolica perché per entrare a far parte del canale basta 1 euro, 2 euro, quello che è, non lo so adesso, e creiamo questa egregora tra i vari partecipanti, che è una cosa molto 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 interessante. Vediamo un attimino invece che ci dicono gli oracoli, quali suggerimenti danno anche gli oracoli. Tagliamo anche gli oracoli, mettiamo via questi, facciamo entrare gli oracoli. E vediamo un po' i suggerimenti che ci danno. Ecco, allora, attenzione, ti sta dicendo, attenzione perché la legge del nome, vedete, c'è una persona senza nome, una persona, diciamo, che è senza nome, quindi potrà incontrare delle persone ambigue, delle persone che si mascherano. E questa è un'altra carta che secondo me è molto bella, molto importante, libero arbitrio, non lasciarti condizionare. Veniva anche un'altra situazione di questo genere, mai lasciarti condizionare, fai che cazzo vuoi. Fai che cazzo vuoi è la cosa più importante che tu possa fare, sempre, sempre, diciamo, sempre è la cosa fondamentale. Diciamo così, cerca di tenere, di prestare attenzione alle cose che ti vengono dette, in qualche modo. Questo, vediamo ancora. Ecco, è uscita ancora la carta dell'attenzione che probabilmente incontrerà una persona con due facce, no? Questa è la legge della polarità, Giano Bifonte. Bifronte, la doppia faccia, quindi fare attenzione e vediamo l'ultima carta, che anche questa è una carta molto bella, la carta della vitalità, quindi dell'energia vitale. Ecco, quindi questo è un po' quello che viene fuori da questa prima stesa. Questa prima stesa ti dice che deve avere un po' di pazienza, ci vuole un po' di pazienza e arriverà qualcosa che però non sarà subito la situazione giusta. Dovrai prima chiudere, imparare a chiudere col passato, imparare a chiudere con situazioni che non ti portano bene. Insomma, manda a fanculo tutte le persone che ti stanno, diciamo, in qualche modo importunando nella tua vita. E passiamo alla piramide. Passiamo alla piramide e vediamo la piramide che ci dice. Intanto
rimettiamo a posto le carte, tanto le rimescoliamo, ma diciamo che le inseriamo in maniera casuale. Allora, partiamo, vediamo un attimino che cosa ci dicono queste carte. Quindi, chi entrerà nella tua vita e perché? Perché entra nella tua vita? Qual è la motivazione che questa persona entra nella tua vita? C'è una motivazione? Sarà per amore? Sarà per denaro? Perché entra nella tua vita? Vediamo un attimino cosa ci dicono. Cosa ci dicono le carte? Allora, rimettiamo a posto queste. Quindi, chi ha scelto la piramide? La piramide è la seconda stesa. Cerchiamo di capire. Mi raccomando, voi ovviamente focalizzatevi su una situazione che vi interessa, perché poi ovviamente le carte dicono, ma è anche importante da parte delle persone avere un'idea di quello che, insomma, vanno a ricercare, no? Per quando cerchiamo qualcosa è fondamentale. Quindi vediamo la piramide. Allora, mescoliamo, partiamo con gli arcani maggiori dei tarocchi, vediamo cosa ci dicono gli arcani maggiori dei tarocchi, e abbiamo, vediamo un po', scegliete, quindi la scelta della piramide. Ovviamente poi ognuno può anche scegliere poi la stesa più adatta a lui. Ricordo che le carte vanno quando vengono viste, questa stesa è valida dal momento in cui viene vista, non nel momento in cui viene svolta, quindi potrete, chi la vede adesso, chi la vede in un altro momento. Ovviamente chi la vede adesso e fa parte, diciamo, del gruppo, dell'egregora, potrà beneficiare delle energie, perché chi si abbona al canale avrà proprio questa possibilità di entrare a far parte di un egregore, quindi tutte le meditazioni, tutte le situazioni verranno, diciamo, si svilupperanno in modo tale da acquisire quelle che ad esempio nel tantra tibetano vengono chiamate le siddhi, le realizzazioni. Allora, ecco, è uscito l'eremita, ma questa volta dritto, quindi stai scendo. In questo momento tu stai facendo un percorso di crescita interiore, in effetti siamo su un canale dove parliamo di crescita interiore, quindi questo è molto importante. Il carro della vittoria esce dritto, e quindi il carro della vittoria che esce dritto ti sta dicendo che questa volta hai un allineamento tra sfera logica e sfera emotiva, e questo è molto importante. Ecco, e poi c'è la carta dell'innamorato, dell'amore, quindi che è uscita dritta anche. Quindi ti sta dicendo, chi ha scelto la piramide, che nella tua vita entrerà l'amore, entrerà una situazione legata ai sentimenti. Entreranno anche positivamente questi sentimenti, o ci sono già e si consolidano, perché non è detto che sia, diciamo, un ingresso to cure, ma potrebbe essere qualcosa già presente che si consolida, che diventa più forte, un legame che si consolida, ecco, quindi un legame sentimentale affettivo che si consolida e che ti darà dei benefici, diciamo così. Attenzione che ci saranno delle male lingue, ci saranno delle manipolazioni, perché l'invidia, diciamolo così, è una brutta bestia, quindi però il diavolo, che rappresenta un po' l'invidia, rappresenta un po' la negatività, quindi rappresenta un po' tutte le persone, l'antagonista. Tra l'altro Satana, se vi ricordate, come diciamo, significa l'oppositore, quindi l'oppositore è anche l'antagonista, quindi il diavolo ha anche una figura di antagonismo. Un antagonista debole però. Oh, diamo benvenuto a Rosanna Lepore. Ciao Rosanna, benvenuta. Benvenuta Rosanna, che è entrata a far parte della community, è entrata a far parte dell'egregora. E un benvenuto anche a Rosanna Lepore. Ecco, quindi il diavolo, che rappresenta un po' la manipolazione, rappresenta un po' l'antagonista, rappresenta un po' tutte quelle situazioni che poi, in fin dei conti, cercano di mettere il bastone tra le ruote tra te e l'oggetto di desiderio. Quindi è importante imparare, diciamo, a tenere presente questo.
Però questa invidia, diciamo, verrà sconfitta perché il diavolo è uscito anche al contrario. E poi abbiamo la temperanza al contrario, che in questo caso stai dicendo prendi il tempo che ti serve. Quindi qua c'è proprio chi ha fatto questa scelta, beh, la carta dell'amore. Vediamo come, usando i tarocchi Zen di Osho, come poter, diciamo, migliorare, come poter ottenere di più da questo punto di vista e come far sì che, ripeto, possiamo ottimizzare le probabilità, in questo caso, di vivere una relazione sentimentale affettiva o di consolidare una relazione sentimentale affettiva già esistente, perché poi non è detto che sia una situazione nuova, potrebbe essere una situazione, diciamo, esistente, che deve essere consolidata. E quindi vediamo un attimino cosa ci dicono i tarocchi Zen di Osho. Bene, questa è un'altra bella carta. Ti sta dicendo è il mondo, è praticamente che stai, puoi raggiungere esattamente tutto quello che vuoi. Cioè, hai la possibilità di conquistare il mondo senza essere Putin, che vuole andare a conquistare, non soltanto fermarsi all'Ucraina, ma sentivo oggi che sta testa di minchia vorrebbe forse pure invadere la Moldavia. Comunque questo non c'entra, però quindi avete tutte le possibilità di raggiungere tutti gli obiettivi che volete. Ti sta dando un consiglio: segui il flusso. Seguire il flusso è molto importante. Seguire il flusso vuol dire lasciarsi andare, diciamo così, lasciarsi andare e seguire ciò che porta, diciamo così, essere nel flusso. Essere nel flusso è molto importante, vuol dire imparare a vivere il presente, quindi non farti programmi eccessivi per il futuro, che tanto non sai come si svilupperà il futuro. Lascia perdere il futuro e pensa fortemente al presente, pensa fortemente a quello che è importante nella tua vita. Levati di dosso, e questo te lo stai dicendo, tutte le persone invidiose, scrollati di dosso tutto il marciume, il gravame. Vedete che questo qua c'è, cioè questo gravame di levatevi la merda di dosso, cioè levatevi i pesi, persone inutili, dovete togliere dai maroni, persone invidiose, persone che portano male, che portano sfiga, depressi, tutto il gravame, tutto quello che ti grava sul groppone, perché è ovvio che se cammini con un fardello sulle spalle in questo modo non riesci a muoverti assolutamente. Quindi levati, levati e liberati dalle tue catene. Ti sta dando delle indicazioni importanti questo: se vuoi vivere l'amore, liberarsi dalle catene vuol dire liberarsi dalle cose che sono importanti. Volevo mettere anche un pentacolo, questo è un altro pentacolo rituale, lo mettiamo qua. Questo pentacolo serve per la gioia di vivere. È un pentacolo che ha la funzione, un pentacolo è un oggetto magico che ha la funzione di stimolare la gioia di vivere. Quindi gioia di vivere. Questo pentacolo ha la stimolazione, diciamo, della gioia di vivere, quindi lasciamo anche il pentacolo per andare a stimolare anche la gioia di vivere. Ecco, quindi questo è quello che dicono queste carte. Vediamo un aiuto anche da parte del, diciamo, un aiuto da parte degli oracoli, dei registri akashici. Cosa ci dicono in questo momento gli oracoli dei registri akashici, che sono sempre importanti sapere cosa dicono gli oracoli dei registri akashici. Ricordo, intanto salutiamo che chi volesse entrare nella chat può tranquillamente abbonarsi al canale, entra nella chat e otterrà dei risultati importanti. Chi vuole entrare nella chat otterrà dei risultati importanti. Bene, abbiamo gli oracoli dei registri akashici, vediamo cosa ci dicono. Intanto sposto brevemente queste, vediamo. Allora,
mettiamo gli oracoli dei registri akashici. Oh, non vuol venire via, eccolo qua. Vediamo qual è la prima carta. Allora, legge dell'attrazione. Beh, qua proprio chi ha fatto, quindi stai dicendo che vuoi vivere l'amore, diventa amore fondamentalmente. Quindi questo è un altro messaggio, direi, molto importante per attrarre ciò che è veramente buono e giusto per te. La legge dell'equilibrio. Cioè, non dovete essere, come dire, delle persone incapaci di avere equilibrio, incapaci di avere... Dovete lavorare sull'equilibrio e l'equilibrio vi porterà, diciamo, tante possibilità. La legge del nome, fate attenzione sempre a persone che possono in qualche modo oscurarvi. E la legge del 3 riguarda praticamente la Trinità, quindi anima, mente, corpo. Quindi cerca di utilizzare in questa relazione, avrai sia l'anima, sia la mente, sia il corpo. Quindi questo... è fondamentale raggiungere anima, mente e corpo. Bene. Oh, e questa carta piacerà a quella morta di fame di Noemi Puglia, che scherzo, perché qua ti sta dicendo che chi ha fatto questa scelta ci sarà abbondanza. Abbondanza d'amore, ma vedete, ci sono i soldoni, quindi anche abbondanza da un punto di vista, diciamo, economico. Quindi non soltanto nella tua vita entreranno una relazione sentimentale affettiva, ma ci sarà anche la possibilità di denaro, soldi, money. L'abbondanza, vedete, gli euro, ci sono gli euro che sono in arrivo. Ci sono gli euro che sono in arrivo. Bene, bene. E adesso passiamo. Quindi questa direi che è stata una stesa importante perché, insomma, c'è tutto al positivo, diciamo così. Quindi gli incontri saranno portatori d'amore, portatori di denaro. Quindi rimettiamo la terza, che è la, diciamo, la stele. E vediamo un attimino di rimettere le carte casualmente, poi ovviamente le rimescoliamo. Vediamo un attimino di rimettere anche le carte. Allora, partiamo come al solito dagli arcani maggiori dei tarocchi. Allora, mettiamo anche queste. E vediamo però cosa ci dicono. Partiamo quindi dagli arcani maggiori dei tarocchi. E andiamo a vedere come sarà questa lettura. Quindi partiamo. Quindi riproponiamo il pentacolo della felicità. Lo mettiamo un secondo qua. Questo pentacolo è il pentacolo della felicità, quindi per essere felici. Gioia di vivere, quindi il pentacolo della gioia di vivere. Quindi mescoliamo. Quindi chi fa parte dell'egregora, sappiate che il pentacolo è un simbolo magico, quindi chi fa parte dell'egregora, chi entra nella chat, chi si abbona, andremo a consolidare, diciamo, con questo amuleto, andremo a consolidare la gioia di vivere, quindi per dare a tutti la possibilità di sperimentare la gioia di vivere. Eccolo qua, il pentacolo legato alla gioia di vivere, che è uno strumento magico. Questo tra l'altro ha una sua storia particolare, va bene. E vediamo un attimino di andare al lavoro. Quindi mescoliamo le carte. E vediamo un attimino per chi ha scelto la stella. Tagliamo, giriamo. Partiamo dal,
Gli arcani, maggiore dei tarocchi. Oh, bene, entra una carta interessante che è la giustizia, che ti sta dicendo che qualunque cosa entra nella tua vita, tu lo percepirai, cioè ti verrà fatta giustizia, che non è una cosa da poco, il fatto che venga fatta giustizia, è una cosa molto molto importante. Oh, tra l'altro anche le stelle che escono dritto, un'altra carta che rappresenta, come dire, il tuo oggetto di desiderio, no? Perché se noi ci pensiamo, desideris è la mancanza di stelle, quindi la stella rappresenta il raggiungimento del tuo oggetto di desiderio, cioè ottieni quello di cui hai mancanza, desideris, desiderio, mancanza di stelle. Qua, quindi la stella, dal mio punto di vista, come carta simbolica, è quella che ti consente di raggiungere i tuoi desideri e di ottenere i tuoi desideri. Anche qua, attenzione, diciamo, a un possibile antagonista, qualcuno che cercherà di mettere cattiva luce, ma diciamo che i rompicoglioni, diciamo così, la madre dei cretini è sempre incinta, per cui... Tra l'altro esce un'altra bellissima carta, che è il mondo di nuovo, da questo punto di vista, è un'altra carta molto bella, quindi che rappresenta il completamento. Il mondo è la il ventunesimo arcano, quindi è l'ultimo, rappresenta il completamento, rappresenta tutto ciò che tu puoi ottenere e puoi raggiungere. Quindi abbiamo fatto un percorso, siamo partiti dal numero 8, dalla temperanza, no, dalla giustizia, poi siamo passati all'arcano 17, che sono le stelle, sono gli arcani migliori, il papa e il mondo per finire, quindi... diciamo, rappresenta veramente il completamento. Quindi questa è un'altra situazione che non ti sta dicendo che cosa entrerà nella tua vita, cercheremo di capirlo con i tarocchi Zen di Osho, chi entrerà nella tua vita, se in quale ambito, ma diciamo così che questo è molto soggettivo, dipende dal desiderio che tu hai, perché le stelle rappresentano il desiderio, desideris, quindi teniamo presente questa cosa qua, che è una cosa molto bella, che può manifestarsi, e quindi vediamo quali consigli per affinché tutto questo avvenga, affinché tutto questo si manifesti. Bene, ti sta dicendo... ama o agisci con intensità, fai focus, focalizzati. Questa è un'altra carta molto bella, quella dell'intensità. Non devi affliggerti, perché cioè l'afflizione, i sensi di colpa, toglieteli dai coglioni, cioè non devi avere sensi di colpa, non devi avere afflizioni, e intraprendi quello che è il tuo viaggio meraviglioso che ti porta alla scoperta di te stesso, che è proprio un viaggio, come dire, introspettivo, e questo ti consentirà di vivere in armonia. Un'altra carta molto bella, quella dell'armonia, che ti sta dicendo che puoi avere, diciamo, armonia, puoi avere nella tua vita i delfini, no? E anche una guarigione. Ecco, quindi queste carte stanno dicendo che qualunque cosa tu abbia, diciamo, lo ottieni, la conquisti, perché stanno uscendo delle carte molto 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 importanti in questa stesa della stele. Direi che stiamo andando in crescendo, siamo partiti non tanto bene, se devo dire, con la piramide, c'è stato un netto miglioramento con il Buddha, scusate, c'è stato un netto miglioramento con la piramide, e qua con la stele stiamo raggiungendo, diciamo, proprio lo sviluppo massimo. Sarà che abbiamo introdotto il pentacolo, non lo so, però il pentacolo rappresenta la gioia di vivere, quindi chi volesse acquisire la gioia di vivere entra nella chat e si abbona e creiamo questa egregora utilizzando questo pentacolo che rappresenta, come vedete, la gioia di vivere. La gioia di vivere, il pentacolo è un oggetto magico che ha la possibilità di canalizzare energie positive, in questo caso ha la possibilità di canalizzare la gioia di vivere, chi volesse sperimentare la gioia di vivere.
Vediamo ancora con gli oracoli cosa ci dicono gli oracoli. Cosa ci dicono gli oracoli dei registri akashici? E qui sono cadute le carte, ma ne sono cadute più di una, quindi usiamo queste carte, vediamo di raccogliere le carte, che ce ne sono ancora una qua sotto, andiamo a recuperare anche l'ultima carta. Eccola qua, è l'ultima carta, devo tirarla fuori perché è l'ultima di una caduta, è impossibile non tirarla fuori ed è fondamentale. È il rifiorire, guardate che è l'ultima carta caduta, perché le carte cadute danno sempre una valenza in più, è il rifiorire, quindi questo è molto importante, il rifiorire. Quindi credo che la gioia di vivere, quindi stimoliamo ancora un po' questo oracolo, questo pentacolo, stimoliamo ancora un po' questo pentacolo, pentacolo della gioia di vivere che sta portando buoni risultati. Oh, anche esce un'altra bella carta, escono tre carte molto belle, la rosa che rappresenta proprio un simbolo della spiritualità, intanto saluto la Befana Wormhole, la rosa rappresenta un simbolo di spiritualità e un altro simbolo molto importante che dovete prendere in considerazione e tenete presente che la rosa rappresenta anche un po' il completamento da un punto di vista della spiritualità, un altro simbolo molto molto forte, molto importante, e anche la vitalità. Quindi ci stanno dando, questo è veramente il top, questa rifiorire, la spiritualità. Anche la possibilità di vitalità, e beh, e anche qua proprio arriviamo al top, arriviamo alla chiaro conoscenza, quindi è già una siddhi, no? Una realizzazione, perché quindi questo già fa parte un po' dell'egregore, diciamo, la chiaro conoscenza rappresenta la capacità di conoscere al di là, diciamo, di quelle che sono le caratteristiche. Bene, quindi questo è, direi, fondamentale da questo punto di vista e abbiamo sviluppato tutto questo. Quindi direi che per questa stesa, diciamo, ci sono veramente grandi possibilità e tra l'altro la possibilità fondamentale è quella che ti si realizzerà il desiderio. Perché la stella, le stelle rappresentano proprio il desiderio, uscite dritte, rappresentano la possibilità di realizzare il desiderio che tu vuoi, insomma. Bene, bene, prima di passare ai saluti, iscrivetevi al canale e abbonatevi. Ovviamente potete iscrivervi.